Basta Funky! Basta Funky! Basta Funky! Basta Fanghi, questo è il comitato d'accoglienza per la visita ad Orno del vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. Il presidio è stato organizzato dalla lista di opposizione in consiglio comunale e ha visto la partecipazione di diverse associazioni ambientaliste. Dorno rappresenta, insieme ai paesi confinanti, l'epicentro delle segnalazioni di miasmi dovuti allo spandimento di fanghi in Lomellina. I manifestanti denunciano come i cattivi odori e le mosche siano soltanto la parte più evidente del problema, mentre ancora poche informazioni si hanno sulle ricadute inquinanti per terreni e falde acquifere. Il paese sta diventando veramente invivibile perché per tanti mesi all'anno vengono sparsi fanghi con problemi di odori molesti, mosche e quant'altro. Insomma. Quindi abbiamo invitato anche altri gruppi ambientalisti e la lista civica anche di Gropello, di minoranza, per questa manifestazione. In realtà dietro il disagio olfattivo, che è comunque molto importante perché non ti permette di aprire le finestre, di areggiare la casa, di fare una passeggiata in campagna, di uscire tranquillamente, di sedersi anche fuori a un bar a bere un caffè perché si è invasi da degli odori nauseabondi che prendono lo stomaco, fanno venire la nausea e alle persone più sensibili fanno venire attacchi d'asma. Quindi non sono cose da sottovalutare o sottoscrivere come disagio, sono veramente problemi di salute. Se poi pensiamo che questi odori, che sono probabilmente la punta dell'iceberg di quello che c'è sotto, questi qui nascondono poi delle sostanze che rimangono nella terra, che noi mangeremo, noi o gli animali che si nutriranno dei prodotti di questa terra, e inquineranno poi anche le falde acquifere. Non solo dai fanghi arrivano i problemi per il territorio lomellino. Futuro Sostenibile segnala anche le recenti autorizzazioni per l'ampliamento di allevamenti intensivi che avranno come conseguenza un maggiore espandimento di liquami nei campi. Allora c'è una legge che prevede che in presenza di allevamenti intensivi non dovrebbero essere sparsi fanghi perché vengono già sparsi liquami. Se ci fate caso, spesso e volentieri trovate dei campi che sono letteralmente neri, letteralmente allagati. Allora, qui in zona abbiamo due mega allevamenti e uno tra l'altro a Tromello adesso aumenterà da 12.000 a 30.000 maiali l'allevamento. Quindi vuol dire i liquami dove verranno sparsi? Sui comuni di Gambolò e Vigevano.